Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Io sono sempre Emanuele Vietti di Esperta Business Solutions e questo è il canale utilizzo professionale di Microsoft Office. Oggi torniamo su un classico Excel e andremo a vedere un trucco segreto, una novità dell'ultimissima versione, la versione Excel 2019. Quindi se non avete la versione 365 o la versione Excel 2019, ahimè, non potete fruire di questa fantastica funzionalità che andremo a vedere. Se siete gli utilizzatori di tabelle pivot, apprezzerete molto la possibilità di poter salvare il layout personalizzato che Excel vi propone nel momento in cui si va a creare una tabella pivot. Ma vediamo subito come si fa. Apriamo una cartella di lavoro di Excel dove troviamo una base dati su cui andiamo ad inserire, a creare una tabella pivot. Ci spostiamo sulla scheda Inserisci, gruppo Tabelle, tabella pivot, diamo l'ok, verificando che la base dati sia quella corretta e vediamo che Excel ci crea una tabella pivot proponendo un determinato layout. Se trasciniamo dei campi all'interno della nostra tabella pivot, vediamo ad esempio che sono presenti i subtotali, che le etichette non sono centrali, e che il formato tabella che ci viene proposto è il formato compatto. Ecco, a me capita spesso di voler modificare queste opzioni di layout che Excel mi propone come predefinite per la tabella pivot e quindi vado nella scheda progettazione, gruppo layout, layout rapporto. A me non piace il layout compatto, lo sostituisco sempre con il layout tabella. Poi ad esempio potrei voler togliere i subtotali sia che di righe e di colonne, perciò vado nel rispettivo comando a modificare l'impostazione e poi vado a cambiare altre opzioni della tabella pivot. Cliccando col pulsante destro del mouse su un qualsiasi punto della tabella, accedo alla finestra di dialogo opzioni tabella pivot e nella scheda layout formato solitamente chiedo di andare a centrare le etichette e di evitare l'adattamento delle colonne all'aggiornamento della tabella. Vediamo che sono presenti tante diverse schede in questa schermata di opzioni che mi permettono di andare a personalizzare il layout, e questi però sono solitamente i passaggi che io effettuo ogni qualvolta creo una tabella pivot. E questo è normalmente il risultato che ottengo ogni qualvolta creo una tabella pivot, solo che tutti questi passaggi che ho appena fatto mi tocca andarli a riproporli ogni volta che creo una tabella, perché Excel fino alla versione 2019 mi proponeva sempre lo stesso layout predefinito. Infatti, se vedete, se andiamo a creare una nuova tabella pivot e sulla base dati esistente e trasciniamo all'interno i diversi campi, vedete che il formato che ci propone, l'impostazione delle etichette, i subtotali sono quelli originari del formato predefinito e non quelle che io ho impostato sulla mia tabella, e quindi mi toccherebbe ripetere tutte le operazioni. Vado ad eliminare il foglio e andiamo a scoprire come è possibile memorizzare il layout predefinito. Se andiamo nella scheda File Opzioni, si aprirà la finestra di dialogo delle opzioni di Excel dove troviamo un gruppo di comandi dati. Troviamo un nuovo comando, ripeto, solo esclusivamente nella versione 2019 di Excel, che modifica layout predefinito della tabella pivot. Si aprirà questa finestra di dialogo dove è possibile modificare manualmente le impostazioni del layout predefinito, ossia quello che Excel ci propone quando inseriamo una nuova tabella pivot, in modo da non dover ripetere tutte le operazioni che abbiamo fatto prima. Questo è estremamente comodo. Possiamo agire direttamente sui diversi menu a tendina che sono presenti, perciò abbiamo i subtotali, i totali complessivi, il tipo layout rapporto, vedete che è il formato ridotto, che è quello compatto, che a me non piace. Possiamo agire sui diversi flag o addirittura cliccare sul pulsante opzioni tabelle pivot e agire direttamente sulle diverse schede di opzioni tabelle pivot. Ma se abbiamo già creato una tabella con le caratteristiche che a noi servono, sarà sufficiente andare su impostazione layout, selezionare una qualsiasi cella della tabella esistente e cliccare su importa. Dando l'ok, usciremo, insomma, avremo definito le nuove impostazioni layout personalizzato e proviamo ad andare a vedere. Se andiamo sulla nostra base dati, inseriamo una nuova tabella pivot e vediamo che inserendo i campi, il layout che ci viene proposto è il layout che noi, con le caratteristiche che noi abbiamo definito, come ad esempio non aggiorna la larghezza delle colonne all'aggiornarsi della tabella. In questo caso dovremmo operare noi manualmente. Nel caso in cui volessimo ripristinare le impostazioni originarie di Excel, non è necessario cercare di rimpostare a mano, sarà sufficiente andare nella scheda File, Opzioni, Gruppo Dati, clicchiamo su Modifica
layout predefinito e selezioniamo il pulsante Ripristina impostazioni predefinite di Excel. Dando l'ok, vediamo che creando una nuova tabella pivot vengono dimenticate, insomma, le personalizzazioni che abbiamo apportato e la tabella pivot verrà creata con le impostazioni di default. Io trovo che questo comando e questa funzionalità sia utilissimo per chi lavora molto con le tabelle pivot e permette di risparmiare un sacco di tempo. Spero sia utile anche voi, fatecelo sapere nei commenti. Un saluto da parte mia, Emanuele Vietti, e da tutto lo staff di Esperta.